Ciao a tutti ragazzi! Ciao. Siamo alla terza buca della sfida, quindi 1-0 per Paolo. Yes. Prima buca l'ha vinta Paolo, la seconda pareggiata. Siamo alla buca numero 12 delle Robinie Golf Club. Par 4. 412 metri in salita. Tanta roba, va giù, poi va su, green gigantesco, bunker. Altissimo il bunker. Sì, tostissimo. Quindi... sul tee shot abbiamo... una mega sponda a destra con un grande rough e a sinistra bunker infiniti. Un sacco di bunker, ragazzi. Quindi qua bisogna tirarla forte col primo, bene col secondo e pattare bene. Sì, poi quando tiri al green non vedi mai l'asta, quindi è sempre un colpo cieco. Ragazzi, parte come al solito Alessandro Pizzi. Io gioco questa, oggi, vediamo. Ragazzi. Molto bene. Eccolo. Allora, posizioniamo il tee. Bravo. Allora, ovviamente io non voglio andare nella sponda a destra, mi metto sulla parte destra del tee per tirare un pochino a sinistra. Allora, qua l'ideale sarebbe tirarla forte e volare quella curvetta che c'è vicino al paletto di 150, che non è facile, però. Bisogna menare. Bisogna tirarla in fermo e tirarla forte. Dai. Un po' sinistra. Si è chiusa tanto sta palla. Si è chiusa, sei in fairway la sinistra. Ci avrei un colpo un po' lungo al green. Un po' lungo. Però cioè, sei... fairway largo 50 metri, però sono andato 30 metri a sinistra. Oggi sei il mago di fare i lunghi. Sì, quindi, veramente. Niente. Dai, vediamo vado io. Quindi anche per te drive, immagino. Assolutamente driver, ragazzi. Le Robinie è il campo del driver. È il campo dove si sbombarda mica da ridere. Se siete in zona e volete venire a imparare il driver qua alle Robinie, bisogna sfiammare il driver abbastanza. Quindi ragazzi, anch'io starò a filo destra, giocherò quasi al paletto dei 150, c'è quasi vento contro. Guarda, adesso. Guardate il paletto dov'è, eccolo lì. Tenterò di fare un swing un po' più lungo, quindi alzerò un po' il tallone sinistro, cercherò un backswing molto ampio. 10 metri in più fanno comodo in sta buca. Ispirato a Bryson. Bryson. E via Bryson, stessa palla, Bridgestone, go! Si è aperta leggermente, ma è partita forte, signori. Un po' in tacco, raga. Buon rimbalzo, è abbastanza avanti. Decisamente più lunga della mia. L'asta è a destra, quindi è sguarnito, il bunker non ci disturberà e quindi mo vediamo il secondo colpo. Paolo mai dire mai. Adesso vado in bunker. Ecco ragazzi, siamo sul secondo colpo, guardate come va in salita la buca. Oh, 162 metri. Ragazzi, Paolo non è che mi ha dato tanti metri, solo che avete visto quanto sono andata a sinistra e non è che l'ho presa poi così male. No, non era male. Per fortuna c'è un fermo in questa buca larghissima. Sì, qua c'era, si può dire, c'era un po' di vento contro, sì. Che su sta buca picchia mica male, perché ragazzi guardate indietro, battitore là in alto. Quindi poi c'è questa buca, è proprio il secondo colpo. Secondo colpo. Fortuna oggi l'asta è facile. Sì. Perché è a destra. E a destra del green non c'è niente. Allora, un po' in salita. Anzi, c'è una zona dove se tu sei un handicap un po' alto puoi appoggiarti là per fare un approccino, ma qui si tratta di una sfida all'ultimo sangue, quindi non so allora, se ti puoi appoggiare. Allora, il mio bel ferro 6. Grande pizzo. Vediamo. Vediamo. Filo di vento contro. Vabbè. Ad oggi sono le nuvolette spettacolo. Giochi in asta, man. Per forza ragazzi. Devo pareggiare la sfida. Devo pareggiare, Pizzi. Se pareggia dobbiamo fare una buca ovviamente supplementare. Questa è una buca da giocare all'asta con l'asta lì. Senza assolutamente. Aver paura. Go Pizzi, go! Vola un pochino che ti ho preso male! Dove è andata? Sei green! Green di Pizzi. Pizzo green. Pizzo green direi, quindi è il tuo colpo, Pizzo green. Ho preso un filo con lo scarica sotto. Ragazzi, ricordiamo che la palla va presa anche nel centro per tirarla dritta. Esatto. Va bene, andiamo a vedere la mia, va. Eccoci in rough dove c'è la palla di Paolo, intanto sta migliorando, vi faccio vedere dove è la palla. Allora, se volete capire com'è la sponda di questa buca, eccola com'è. Quindi è molto molto accentuata. D'altronde questo è un campo che è stato ricavato da una cava. Yes.
E ricordiamoci che Jack Nicklaus non è stato particolarmente dolce su queste collinette, ci ha schiaffato anche un bel raff tosto. Guardate quanto è alto il raff. Quindi ragazzi, quando venite alle Robinie, soprattutto a maggio, il raff è tosto, quindi per tanti che ci chiede, quando venite a lezione ci chiedete come faccio a uscire dal raff, ragazzi a volte dovete uscire col pitch and sand, c'è poco da fare, meglio uscire col pitch and sand, fare il bogey e anche... Esatto, soprattutto con questo raff che è veramente elevato, ma Paolo oggi è fortunato perché la palla è messa perfetta, guardate, messa bene, ragazzi. Sul ciccetto, ma non lo so, vabbè. Sono a 148 metri e sto tricchettando qua avanti e indietro. Perché non sa che bastone giocare. Perché vorrei giocare un 7, ma so che arriverò corto. No, dai! So che arriverò corto, quindi ragazzi preferisco tirare un 6, il pin è molto grande dietro, Pizzo è lì, quindi ragazzi devo per forza giocare. Vuole, vuole il colpo controllato, giusto? Ho la palla un po' più alta dei piedi, quindi la giocherò leggermente più a destra, impugno quindi leggermente più corto il bastone, quindi giocherò il mio swing, swing for the green. Attenzione, l'ha chiusa, l'ha chiusa, guarda che si chiude. No, flappetta. Ho perso l'equilibrio, ragazzi. Ho perso l'equilibrio. Flappetta. Sono rimasto indietro, l'ho preso in punta, ragazzi. E quindi vediamo la magia della punta. No, c'è un po' di terraccia. Vabbè. Andiamo a fare l'approccio. Beh, ragazzi, qua flappettina come secondo colpo. Siamo un bel, secondo me, 30 metri. Ragazzi, non è proprio partita la palla. Siamo a... Siamo a 32 metri. Ho l'occhio di falco. Allora, sicuramente quando non vedete dov'è la bandiera, andate anche un po' avanti. Esatto. Cercate di capire dove sta, perché sennò tirate a caso. Solo sulla misura. O se avete così fiducia della misura, amen, andateci. Allora, 32 metri. Ti farò una ripresa frontale facendo vedere l'impatto. 32 metri, ragazzi. Palla leggermente... Devo concentrarmi sulla misura del 32, quindi devo cercare di sentirla questa misura. Palla la farò battere 2-3 metri prima. Via. Go! Rimbalza, vai. Male, bravo. La misura l'ho fatta, ragazzi, 32, perché è una cosa che dovete sentirla dentro, non è che potete... Dovete praticare il gioco corto. Esatto, praticate. Praticate, compratevi i wedge perché non giocate solo col sand, perché sennò tutti questi colpi non riuscite a farli. E mo vediamo Pizzo. Ragazzi, la mia quindi è arrivata abbastanza vicina, un paio di metri, pattabile. Vediamo squalo bianco, lì dove è andato a finire. Addirittura, raga! Qui allora, c'è uno special edition. Special edition di colpo incredibile, difficilissimo. Guardate, ragazzi. O camminate sulle acque qui, so dove mettete i piedi, dove li mettete? Allora, dove li mettete? Un bel ferotto. Attenzione, c'è il famigerato colpo a correre. Ferotto, quindi devo scendere nei. Se pizzi lì, ragazzi. In bocca te lo puoi mettere il grip. Ragazzi, se andate sul nostro shop online trovate anche le scarpe con i ramponi per colpi impossibili. Addio, cadi dentro, prendi due penalità, Pizzi. Vola dentro. Guardate, vediamolo, ragazzi. Grande colpo. Sta cadendo. Non ci credo. Grande colpo, bravo Pizzo. Quindi siamo lì per il pat tutti e due. Vabbè, questo qua, ragazzi, era veramente un colpo d'antologia. Ogni tanto capitano queste cose che tiri un colpo verso il green che non era male. Poi ti va a finire in un posto infame e via. Quindi, raga, vediamo chi è che tocca per primo. Tocca il grande Pizzo. Eh sì, qua è una sfida di putting. Quindi, detta facile, se in buca Pizzo e io sbaglio, si va a una supplementare, una buca supplementare. Playoff in questo stunning Le Robinie Golf Club. Il disegno delle buche è spaziale, ragazzi. Se non siete venuti, dovete ancora venire. Ragazzi, sono venite. Pronto. Pizzi è pronto. Pizzi is ready. Ready to go. Pizzi. Oh, non ci credo. Tutto il giorno che patta bene. Guarda, l'unica scusante di Pizzo oggi è che i green sono stati carotati, vedete? Quindi la palla salticchia un po'. E quindi si dice che chi patta bene. Il problema è che se, cioè, praticamente
praticamente non ho vinto, Paolo. Ragazzi, allora due putt to win the Ryder Cup match. Dai, che sbagliare appositamente per fare una buca supplementare. Sì, pure ragazzi, vinco e poi dopo ce ne giochiamo un'altra buca per settimana prossima, perché lo spettacolo non finisce. Però ragazzi, qui bisogna chiudere alla grande. No! Attenzione! Sì, non è data! Non è data perché è guardate, data. Guardate che ha fatto il brillante Paolo e ha passato la buca di un metro abbondante. Sì, non è data. Con i green che ci sono, io non do niente. Raga. Attenzione! Ragazzi. Attenzione! Sento il grip che suda da solo. Grande! Paura, vince, grande vince, vince! Entrata, yes, è entrata ragazzi. Quindi, ragazzi, cosa vi possiamo dire? Allora, io sono stato sfortunato però, Pizzo, sei stato sfortunato perché hai patato bene sto giro, però i green carotati non rendono giustizia del tutto. Vabbè. Quindi, allora, sta sfida è stata vinta. Però, per voi, perché siete nostri amici, perché ci seguite, perché mettete mi piace ai nostri video e vi iscrivete al nostro canale, poi cos'è che attivano? Devono attivare la campanella per non perderti nessuno dei nostri super fantastici, incredibili videos, lunedì, mercoledì, venerdì. Quindi ragazzi, per voi c'è un bonus, sceglieremo un'altra buca e settimana prossima la vedrete. Perfetto.